Allora, siamo dopo la metà agosto 2018, questa è la diga del Vaillant, quello che rimane chiaramente, non la diga, questi sono i detriti che sono crollati con il Monte Toc era là sopra ed è venuto giù tutta questa parte della montagna, questa che vedete è quello che è venuto giù della montagna che è ancora dentro. Qualcuno aveva aveva fatto l'ipotesi di ripristinare la diga, ma per ripristinare la diga bisogna togliere tutti questi detriti, cosa che è chiaramente molto dispendiosa e poi si va contro anche l'associazione delle vittime di questa tragedia qui, insomma, e del, come si può dire, delle famiglie di cui i parenti sono morti. Adesso iniziamo a scendere e vedremo la valle sotto com'è. Qui si possono vedere chiaramente le zone in cui sono franate, che è proprio venuta giù così la montagna, è scivolata giù verso dentro l'acqua e con l'enorme massa di roccia che è venuta giù ha fatto venire l'ondata che poi ha distrutto Longarone. Adesso ci avviciniamo lentamente e vediamo com'è la conformazione delle rocce. E da qui si parte, perché la diga partiva da qua, insomma, cioè, più o meno. Come si vede, sono tutti detriti. Dopodiché adesso qua è cresciuta la vegetazione. E questa cosa qui che sembra quasi una massa sabbiosa. Allora, quello è il muro della diga. Quello lì. Adesso vedete l'entità dei detriti che si sono volati dentro. Pensate prima alle classiche dighe con l'acqua che è schizzata fuori per questa grandissima dose di roccia che è venuta giù per quel giorno che stava, è venuta giù e pioveva, c'è stato uno sotto del movimento delle falde ed è cascata giù, scivolata, perché avevano già visto che è avvisato che era una zona franosa. Lì ci sono le mura interne. Questo qui era quello che una volta era il bacino. Qui c'è una lapide alla memoria di una famiglia. Il gorgo violento del Vaillant travolse questa intera famiglia il 9 ottobre 1963. Ecco qui. Ok. Allora, qui vediamo una targa, insomma, un cartellone messo in memoria. 9 ottobre 1963. 1910, non 1000 come dicevo io, sono le vittime, quasi 2000. 487 sono bambini con meno di 15 anni, morti non per incuria ma per colpa. E qua si potrebbe rifarsi alla tragedia appena successa al Ponte di Genova, delle grandi opere fatte male, costruite male, che poi fanno delle grandi vittime. Attenzione a costruire così. Questa qui è la mappa del coso. Qualcuno di Ertecasse, c'è la leggenda, insomma, che ci sono varie. Abbiamo il bar, la pizzeria, l'osteria, la trattoria, eccetera, eccetera. Penso che ci saranno anche dei bed and breakfast qui. Alloggi, eccoli qua. Qua poi a Ertocas c'è anche il laboratorio di Mauro Corona. E qua ci sono delle foto storiche di com'era la diga una volta. Ci sono delle foto storiche. Abbiamo un ponte che passava da una parte all'altra, penso che portava le persone, e sopra qui si vede il bacino che era pieno d'acqua. Adesso guardate com'è, lì l'acqua arrivava lì e invece adesso sono sotto, sono solo detriti, quindi praticamente l'acqua è proprio schizzata via. Io non so come abbia fatto il cemento lì a tenere questa enorme montagna che è venuta giù. Montagna, questo pezzo enorme di roccia è davvero impressionante, anche perché
più tardi lo vedremo. Dopo il cemento c'è il vuoto, quindi chiaramente essendo vuoto dietro, per la legge della fisica, questo qui doveva, cioè, questo spingeva verso di là ancora di più, perché se lo fosse pieno di là, e quindi avrebbe dovuto collassare tutto, ma se collassava dicevano che avrebbe fatto molti più danni, anzi forse meno, non mi ricordo, adesso vediamo. Scusate il chiasso, ci sono, per ogni bambino hanno messo un fazzoletto. È una bellissima iniziativa, molto toccante. E per farvi vedere il numero dei bambini che sono morti, guardate quanti, che roba, fino a giù in fondo. Allora, qui si vede chiaramente la fine della diga qua, il fondo, scusate, laggiù. Mi muovo un po' perché vediate meglio, che si è formato una sorta di percorso lì, e poi qua mi pare che c'è proprio il percorso che arriva giù. Qui praticamente andava giù e c'era tutta l'acqua, tutto un buco, ed è stato riempito da questo pezzo della montagna. Guardate che roba. Chiaramente gli alberi sono venuti fuori dopo, suppongo che siano venuti fuori, almeno quelli sopra, cioè quelli sotto sono venuti fuori dopo, quelli sopra chi lo sa. E come si sente qua, se sentite dalle registrazioni, si sente ancora l'acqua, che c'è ancora il torrente che va giù, perché praticamente avranno fatto un'apertura di modo che il torrente vada giù, l'acqua gli vada giù. Si sente, no? Adesso la prossima registrazione, il prossimo pezzo che facciamo, lo facciamo all'entrata di quella, sì, dove c'è la diga, insomma, praticamente, e vi faccio vedere. Un'inquadratura. Noi chiaramente qua siamo arrivati dove c'è il confine, che non si può entrare perché c'è il cancello. Da qui si vede proprio la diga, il muro della diga. E volevo entrare dentro, cioè entrare, far vedere l'entrata di là, ma non si può perché hanno recintato la strada e quindi non si può far vedere, cioè potrei, passando con la macchina, magari dopo lo faccio, farvi vedere l'entrata, però a piedi non si può più, e purtroppo ci dobbiamo accontentare di quello che si può far vedere per il momento. Poi magari quando sarò in macchina finirò la cosa, insomma, vediamo. Ecco, questo video nasce sotto richiesta di Giuseppe Simone, che voleva vedere la diga del Vajont. Adesso qui l'avete vista in qualità 4K, 60 frame al secondo. Questo è il crinale a sinistra, che è tutto in roccia. E qui sotto c'era un bel buco, insomma. E quindi chissà quanto profondo era. Adesso io filmo un attimo mentre stiamo andando in su, perché mi sono accorto che così muovendosi si vedono meglio le entità degli detriti. E poi basta questo discorso dei detriti, con la terra che è arrivata dentro. Dunque, qua siamo all'entrata del cancello vero e proprio, qui ci sono, vedete, le lapidi dei morti, penso sul lavoro, che lavoravano sulla diga, e penso anche a altri. E questo è il cancello vero e proprio, che è ancora adesso è proprietà dell'Enel, incredibilmente, zona sorvegliata. E di qua si entra proprio dentro la diga, vedete che c'è il tunnel, come dall'altra parte. Sotto si sente ancora il torrente che serviva per alimentare la diga. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio per la visione di questo documentario.